Ciao a tutti, sono Barbie Xenex e oggi vi parlerò della storia vera che sembrerebbe aver ispirato American Horror Story Cult, ma soprattutto il personaggio di Kai, interpretato da Evan Peters. Ma prima di iniziare, se vi piacciono questi video e vorreste sostenere il mio canale, potete farlo iscrivendovi al mio canale, mettendo un like, delle piccole cose che aiutano un sacco il mio canale, quindi se vi piacerà il mio video, grazie mille ancora per farlo. Nella serie, il personaggio di Kai, interpretato da Evan Peters, è un pazzo psicopatico. Ma non è certo uno stupido, è manipolatorio e ha un obiettivo ben preciso, quello di arrivare in alto in politica. Quando sto registrando questo video non è ancora finita la stagione, quindi nel caso ci siano degli sviluppi li scopriremo insieme. Io al momento ancora non li so, non prevedo il futuro, solamente per ora. Il personaggio di Kai è già stato accomunato a diversi personaggi storici, soprattutto a quelli che sono stati leader di alcune sette, come per esempio Charles Manson. Ma la storia che l'ha ispirato, secondo me, non è assolutamente quella di Charles Manson, ma di un personaggio semi sconosciuto. E ora che vi dirò il nome direte: chi? Perché si trovano veramente poche informazioni, è una storia molto vecchia, ma una storia assurda ed è veramente molto simile a quella di Kai. Il personaggio in questione è Byron Looper. Ma chi? Ho scoperto la sua storia davvero per caso, quindi sono davvero felice di farvi un video su come potesse essere l'ispirazione per la storia vera di Kai, perché non ho trovato nessun post, nessun video, né italiano né inglese, che colleghi questo personaggio Byron Looper a quello di Kai. Quindi nel caso ci sia dopo questo video qualcuno che li colleghi, le storie vere collegate a American Horror Story, e parli proprio di Byron Looper, se non mi citano come fonte avvisatemi, perché non è carino sinceramente prendere le idee altrui, le scoperte altrui e appropriarsene. Quindi nel caso aiutatemi, grazie mille. La storia di Byron Looper l'ho scoperta un po' per caso, perché come sapete sono una super fan di programmi di real crime. Byron Looper ha una storia davvero, ma davvero assurda. In American Horror Story Cult le protagoniste sono la politica, la manipolazione e la voglia di potere, sono veramente dei temi centrali. E anche la fazione politica sembra quasi una cosa marginale. Vediamo i personaggi in American Horror Story che magari hanno votato per Hillary, ma si uniscono con uno che è un fanatico di Trump. Kai porta avanti una politica aggressiva, se c'è da ammazzare qualcuno non si tira certo indietro. Insomma, l'abbiamo visto. E tutti questi ingredienti di American Horror Story Cult sono esattamente gli stessi ingredienti della storia vera di Byron Looper. Il tutto si svolge a cavallo tra gli anni 80 e 90, quindi nemmeno troppo lontano. La storia di Byron non è particolarmente interessante. Lui entra nell'esercito, viene congedato per un infortunio a ginocchio e non è un argomento troppo interessante, però faccela subito biografo. Dai tempi dell'università si dedica completamente alla politica. Per quasi tutta la sua vita Byron Looper è quasi ossessionato dalla politica e inizialmente sostiene delle campagne elettorali per il Partito Democratico. Ma dopo la campagna di Al Gore Clinton nel 92 cambia qualcosa in lui. E dopo anni di sostegno al Partito Democratico, puff, Looper cambia idea dall'oggi al domani. Se ne torna in Tennessee e diventa repubblicano. Se prima Byron Looper ha sempre lavorato un po' dietro le quinte, insomma sosteneva i politici, la loro campagna, le loro strategie, adesso si è un po' montato la testa e vuole lui entrare in politica. Ha tutte delle idee connesse e non sapremo fino a dove arriverà. Così inizia a candidarsi in politica. Nel 94 si candida per la Camera dei Rappresentanti del Tennessee e perde rovinosamente. Si candida con i repubblicani, insomma prende pernacchi a destra e a manca. Ma l'aver perso lo fa un filo rosicare, giusto un filo. E da lì Byron Looper perde letteralmente la testa, vuole vincere a ogni costo. Due anni dopo, nel 96, decide di mirare un pochino più basso, iniziare a prendere un posto che sarà solamente il primo di una lunga serie, per iniziare un'intera scalata politica. Inizia su qualcosa di locale, però in realtà vuole arrivare alla politica nazionale. Nel 96 si candida come assessore fiscale e assessore del bilancio in un paesino del Tennessee chiamato Putnam Country. Lui lì è un signor nessuno che si presenta così dall'oggi al domani e dice: ok, io mi voglio candidare. Il suo sfidante era uno che stava in politica da 14 anni, tutti lo conoscevano. Sulla carta Byron Looper sembrava letteralmente spacciato, perché era un signore nessuno che spuntava dal nulla, non aveva mai fatto un cavolo e si presentava contro uno che invece era amato, rinomato e rispettato. Ma Byron Looper, come Kai, ha una strategia. Non decide semplicemente di fare una campagna elettorale qualsiasi, decide di fare una campagna elettorale folle, oltre ogni limite, ve lo giuro, davvero folle. Prima fra tutti inizia una campagna elettorale in cui andava in TV e anziché parlare dei suoi progetti iniziava a parlare male dell'avversario, si inventava bugie, lo accusava di reati, insomma faceva tutta una campagna elettorale aggressiva, negativissima, lo insultava in diretta. Questa è una politica adesso abbastanza diffusa purtroppo, però nel 96 non era fortunatamente così. Ma questa parte della politica aggressiva è letteralmente niente rispetto a quello che vi racconterò. Molti guardavano un pochino con sospetto
perfetto questa strategia, anzi lo spernacchiavano a destra e a manca, ma Byron Looper decide di fare un passo extra, qualcosa che nessun politico aveva mai fatto prima. Per farsi eleggere, per vincere queste elezioni, come assessore fiscale decide di fare una cosa: cambiare il proprio nome. Byron Anthony Looper decide di andare all'anagrafe e cambiare il suo secondo nome da Anthony a Low Tax, ovvero Tasse Basse. Essendo il suo nome legale, sarebbe comparso come Tasse Basse anche sulla scheda elettorale, e così la gente andando a votare avrebbe letto Tasse Basse vicino al suo nome e quindi avrebbe subito collegato a qualcosa di positivo che è molto richiesto dal popolo, e secondo lui l'avrebbe votato. La politica di Byron Looper dagli esperti era stata spernacchiata, dicendo: ma vi pare che questo, venuto dal nulla, che non sa niente, che parla semplicemente per insulti, che è così sciroccato da cambiarsi nome, vinca? Indovinate un po', non solo vinse, ma stravinse. E appena vinse, utilizzò tutto il suo potere per parlare male di tutti gli altri collaboratori. Utilizzò i media per dire falsità, utilizzò anche i suoi dipendenti per manipolare la realtà. E nonostante avesse promesso di fare tagli a destra e a manca, insomma, si scoprirono che in realtà aveva rubato un sacco di soldi. Presto la polizia lo accusò di cattiva condotta, furto, abuso di potere e occultamento di reato. Ma lui disse che erano solo fandonie della politica e stampa di sinistra che rosicava, perché lui era un politico simpatichello e vicino al popolo. Fino adesso la storia di Byron Looper è quella di uno scirocchiato, un po' con la lingua lunga, ma niente di che. Davvero lontano rispetto al sanguinario Kai e la sua setta. Però, un attimo, come vi ho detto, il vero obiettivo di Byron Looper era arrivare alla politica nazionale. E nel 98 Tasse Basse Looper alza il tiro. Vuole partecipare alle primarie per così entrare nel senato del Tennessee. Looper su 4 candidati arriva terzo, perde miseramente, però essendo l'unico candidato repubblicano arriva al ballottaggio, insomma un miracolato. E il ballottaggio è tra lui, un politico repubblicano, e un altro candidato, Tommy Barks, un politico democratico che lavora nella politica da 28 anni, è amatissimo, è rispettato nella zona, insomma sarebbe davvero difficile vincere contro di lui. I sondaggi danno Byron Tasse Basse non messo male, de più, e a pochi giorni dalla votazione sembrerebbe proprio che Tommy Barks non solo vincerà, stravincerà, e lui farà una figura miserrima. Se tu stai per perdere ma vuoi ugualmente vincere, questa volta Byron Looper decide di fare qualcosa di più grande, non solo cambiarsi il nome in Tasse Basse, ma andare veramente oltre. Si mette a leggere tutti i cavilli delle leggi che riguardano la candidatura, delle elezioni e tutte queste cose, e scopre un cavillo: che se a ridosso della votazione, entro 40 giorni, uno dei due candidati moriva, al suo posto non poteva essere inserito qualcuno di nuovo. Se su due candidati uno muore, vuol dire che le votazioni ci saranno comunque, però potrà vincere ovviamente solo lui perché l'altro è morto. Quindi Byron Tasse Basse decide bene di eliminare il nemico, perché una volta morto non sarebbe stato possibile inserire un nuovo candidato, avrebbe gareggiato da solo e vinto ovviamente. Il 19 ottobre del 98 Tommy Barks viene trovato nel suo pick up morto, gli hanno sparato. Poco prima Tommy Barks si era fermato con un suo amico, un contadino. La polizia cerca un po' in giro, ma nessuno sembra effettivamente aver avuto qualche minimo motivo per uccidere quest'uomo. Ma il contadino ha notato qualcosa, infatti notava qualcosa di strano quella mattina. C'era un uomo in macchina nera con occhiali scuri neri e guanti neri che si aggirava per quelle strade. Ma non lo conosceva, insomma, in un centro così piccolo è un po' strano. Ma il contadino a un certo punto accende la TV e chi vede in televisione? Byron Looper, che sembra così stranamente uguale a quell'uomo. Il contadino decide subito di chiamare la vedova di Barks e avvisarla: quell'uomo che aveva visto aggirarsi misteriosamente quella mattina era proprio Byron Looper Tasse Basse. In quel momento Byron Tasse Basse Looper era scomparso, non si sapeva dove stava. Stava un po' a far vago, tipo: scompaio, mi crea un alibi dal nulla. Il nostro Byron era andato in Arkansas da un amico suo, un ex Marines, che lo sapete come si chiamava? Joe Bond. Da una parte c'è uno che si chiama Tasse Basse, dall'altro Joe Bond, cioè, ma che è, la versione poraccia di James Bond? Ma il nostro Tasse Basse si era incontrato con suo vecchio amico di infanzia, vecchio amico dei tempi del militare, che era un esperto in piccole armi. Subito lì tenta di intortarlo e gli chiede di nascondere la macchina, di cambiargli le ruote, e lui insomma fare un po' il vago. Ovviamente questo qua dice: ma che, mi metti in mezzo in un caso di omicidio, me li chiami dopo un sacco di tempo e mi butti qua? Ha fatto un po' il vago, ma subito dopo ha iniziato a collaborare con la polizia. Byron Tasse Basse Looper sia gli aveva chiesto aiuto, ma soprattutto aveva fatto subito lo sborone vantandosi di aver ucciso il rivale. Fanno sta chiacchierata e bam, Tasse Basse finisce in prigione. Questa storia è davvero strana e per assurdo ha cose ancora più strane rispetto a American Horror Story Cult. Infatti le cose strane non finiscono una volta arrestato Byron Looper.
blooper. Byron viene arrestato, però lo stato del Tennessee continua a mantenere la legge che aveva. Byron Tatabasse Looper rimane così l'unico candidato a quel ballottaggio, proprio come voleva. Essendo l'unico candidato, diciamo che le possibilità di essere eletto erano 100%. La cosa ovviamente crea un what the fuck gigantesco nell'opinione pubblica. I democratici non avrebbero potuto inserire un nuovo nome nella lista. Però era davvero assurdo fare eleggere in Senato un tizio che era accusato di omicidio, del rivale per giunta. E non solo di quello, era accusato anche del stupro della fidanzata e anche di furto. Possibile che un uomo del genere potesse essere eletto in Senato per un cavillo di legge? La politica intera in quel momento si mobilita. Visto che non poteva essere inserito un nuovo nome, il Partito Democratico decide di candidare Charlotte, la vedova di Tommy Burks. In meno 20 giorni creano una campagna elettorale, sorprendentemente sostenuta da tutta la popolazione, ma anche dal Partito Repubblicano, quindi dalla concorrenza. Alla fine il ballottaggio fu stravinto da Charlotte, che vinse con 30.000 voti. Però Byron Looper, nonostante tutto, nonostante fosse accusato di omicidio, accusato di furto, accusato di stupro, ricevette ben 1.500 voti. E questo, secondo me, la dice anche lunga su American Horror Story Cult. Una volta eletta, il primo provvedimento di Charlotte fu proprio cambiare quella legge che ha causato la morte del marito, sperando così che questa stessa situazione non si ripeta mai più. E nonostante Charlotte Burks sia entrata in politica un pochino per caso, alla fine fu rieletta per almeno 3 mandati. Byron Tatabasse Looper fino alla fine ha tentato da arrampicarsi sugli specchi a inventarsela qualunque. Non sono stato io, si sono inventati tutto, 14 accuse di furto, ma non è vero! Accuse di furto, abuso di potere, stupro, omicidio, chi più ne ha più ne menta, e la madre di Byron Tatabasse Looper con figlio del genere per tutta la vita ha sostenuto che il povero figlio fosse innocente e una vittima della politica cattiva. Cioè, bella mia, ma datte una svegliata! Nel 2000 il processo di omicidio contro Byron Looper si conclude con un ergastolo per volere soprattutto di Charlotte Burke, che ha chiesto espressamente di evitare la pena di morte. Tra il 2001 e il 2002 Byron Tatabasse Looper si mette a fare interviste a destra e a manca sui talk show più trash del mondo e fa una figura da cioccolataio dietro l'altra. Addirittura si mette pure a iniziare una causa contro lo stato del Tennessee. Ma con quale faccia tosta! Nel 2013 però Byron Looper muore di arresto cardiaco, di complicazioni. Poco prima aveva picchiato una guardia carceraria incinta, giusto così perché è una brava persona. Della sua morte alcune persone però hanno creato pure un complotto, secondo loro è stato ucciso dai poteri forti. Beh, sta brava persona, eh. La storia di Byron Looper secondo me è interessante perché purtroppo è stato preso da esempio da diversi politici. Dopo di lui diversi politici hanno deciso di cambiare il proprio nome legalmente in Tatabasse. Addirittura uno in California ha detto proprio espressamente che l'ha fatto in onore del politico Byron Looper. In onore di una persona del genere. In American Horror Story Cult quello che colpisce di più è proprio la campagna aggressiva di Kai, come fosse così estrema, e in certo senso noi ci chiediamo come mai la gente non capisca che dietro c'è qualcosa che non quadra. La storia di Byron Looper secondo me dimostra proprio questo, come anche la storia di Kai potrebbe avverarsi se noi non stiamo troppo attenti. La voglia di potere, una politica scorretta, ingannare e arrivare a un punto ad ogni costo, queste sono le caratteristiche di Kai, della setta, ma secondo me anche della storia di Byron Looper. Questa storia è davvero assurda e quando l'ho sentita in un programma di real crime ho detto devo approfondire, e più approfondivo più mi sembrava davvero simile con tutto il processo che noi vediamo in American Horror Story Cult. Ma questa era la mia impressione, spero di avervi fatto scoprire una storia che non conoscevate, qualcosa di davvero nuovo, e spero che se qualcuno uccide questa storia rimandi anche al mio video, perché sarebbe una cosa gentile. Non siate come Byron Looper. Ma voi che cosa ne pensate? Qui sotto trovate tutti i link alle storie vere che hanno ispirato i film e anche alle mie video reaction di American Horror Story Cult. Spero che vi piaccia questo video, se vi è piaciuto avete messo mi piace, grazie mille in anticipo. Noi ci vediamo al prossimo video e vediamo come finisce American Horror Story. Ciao!